Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Come va oggi? Come stiamo? Come al solito. Benissimo, benissimo. Attaccato, tutto qua. Allora siamo all'appuntamento che riguarderà la signorina Bevilacqua ai fini terapeutici. È molto importante che lei ci possa descrivere dettagliatamente, signor Tempesti. Non chiami gli infermieri. Sì, non vorrei dover ripetere la penosa scena dell'altra volta in cui siamo dovuti ricorrere agli infermieri. Non potrebbe far portare via l'alieno. Signor Malkovich, è un fidocchio Malkovich. gigante, non è un alieno. Signor Malkovich, io più di una volta ho sottolineato il fatto. Lei si deve convincere. L'alieno non esiste. Se lo dice lei. È frutto della sua fantasia. Una fantasia che purtroppo è causata dal fatto che lei non assume con regolarità i farmaci che io le avevo prescritto. Procediamo. Signorina Bevilacqua, ci racconti cosa ha fatto ieri e che cosa è successo di significativo nella sua giornata. Allora, premessa, io non ho nessuna crisi, come le ho sempre detto. Quindi, come tutte le mattine, io mi sveglio alle 4:30. E mi sveglio così presto perché, lei lo sa, io non utilizzo quel liquido azzurro quindi il sanificare, il disinfettare con Lei cosa prodotti, intende per liquido azzurro? quella cosa che usano tutti per pulire, per lavarsi. La limonata. Lo dica, lo dica. Va bene, io non uso l'acqua e Ecco, questo è già un piccolo progresso. È già un piccolo progresso nel nostro processo terapeutico. quindi mi sveglio molto presto perché uso tutti i prodotti disidratati, latte disidratato, biscotti disidratati e poi mi vesto, sono costretta a darmi anche molta crema perché purtroppo mi protegge, sai, i microbi, tutte queste cose, le polveri sottili, quindi per questo mi vede sempre vestita molto con questa maglietta a collo alto, le maniche lunghe, e sono allergica sia all'acqua che alle polveri che ai diversi tipi di microbi che ci sono nell'aria. La prego, scusi, ma può dire a questo di metter via quella Signor bottiglietta? Tempesti. Sì, ma non mi pulisca, Posso? per piacere. Neanche idea. Pulivo l'alieno. Lei con cosa Scusi. beve? Scusi, del vino? Indisponente. Comunque sono una Non persona si sempre lasci, non si molto pacata, lasci. sono una persona Stai molto buono, pacata. stai Ecco, buono. lavoro in Te l'ho già detto, non ospedale. ho del ferro. Stai lontano. Ce l'hai il ferro? Ma No! Leo. Allora, possiamo gentilmente. Lei non alzi la voce. Ma io sono una persona Non pacata. infierisca sugli altri pazienti che me li innervosisce. Possiamo cortesemente avere la vostra attenzione, in quanto, come sappiamo, siamo qui per condividere. Non lo dica al signor Markovic. Markovic. Ecco, posso continuare la mia giornata? Allora, mi alzo quindi presto, disinfetto, pulisco, sistemo, esco Signor e. Giacigli, Mi non sembra. siamo ad un picnic sull'erba. Oggi avevo portato anche l'acqua, l'altra volta mi era rimasto tutto un po' nella gola. Procediamo. Vado a lavorare a piedi, onde evitare il contatto con persone che non potrebbero essere pulite o disinfettate. E sai, lavoro in ospedale perché, come le dicevo, ho studiato, sono infermiera. Ecco, prima lavoravo all'accettazione, ma per l'invidia delle mie colleghe sono stata allontanata. Ora sono stata trasferita nel reparto lavanderia. Quindi mi occupo di lavaggio a secco. Gestisco le macchine, la prego con queste bottigliette.
e quindi sono comunque una persona sempre molto pacata. E sono... Quindi il suo lavoro non è più a contatto col pubblico. Per colpa delle mie colleghe invidiose. Cioè, io facevo solo il mio lavoro, disinfettavo. Per ora lavoro in questo reparto lavanderia e sono lì da sola. E mi occupo dei macchinari a secco per il lavaggio e cose affini a disinfettare. Ho visto un solo io che mi sono sporcato con i toast. Farò finta di nulla. Non ho l'acqua. Ma non sono io quello e sporco. Lei, signor Tempest, si trova così esilarante questo episodio? Sto ridendo. Sto soffocando per il caldo. Ecco, per questo io non amo stare a contatto con le persone. Perché soffocano, perché... sono irritanti. Ma la nostra preoccupazione principale è: come possiamo aiutarla se lei rifiuta di accettare l'evidenza patologica della sua condizione? Ma guardi, io credo che sia solo una questione di invidia. Per questo mi hanno mandato qui, quelli della medicina del lavoro. Io sono a postissimo, quindi lavoro le mie 6 ore. Torno a casa sempre a piedi, mi occupo dei miei cibi disidratati e poi comunque voglia di lavorare. Comunque la sera ogni tanto esco. Mi disturbano, ecco perché mi disturbano. Non siamo in un contesto di socializzazione, siamo in un contesto di condivisione, ascolto reciproco e rispetto delle persone che hanno gravi problematiche. Io non ho gravi problematiche. Le può chiedere se si sente al sicuro a camminare per strada con tutti i microbi di inquinamento, lo smog. Signor Tempest, quando verrà il suo turno, noi saremo disponibili ad ascoltare qualunque sua istanza. In questo momento la preghiamo di tacere. Ecco, ogni tanto esco e frequento un gruppo di lettura, però anche lì... Ah, quindi c'è qualcosa di positivo e di socializzante in tutto. Però lì nessuno mi si avvicina perché io sfoglio i libri con i guanti di lattice e quindi così mi considero una persona strana, io sono normalissima. E riguardo agli alieni cosa ne pensi? Credo che siano pidocchi, lei secondo me ha dei pidocchi. Ce l'ha un allora non siamo per qui per esprimere giudizi sugli altri. Ok, e quindi niente, leggo questi libri sempre con i guanti, quindi sì non socializzo, poi torno a casa e mi disinfetto e sempre con questi prodotti che da poco prezzo vorrei sottolineare. Faccio la mia cena sempre disidratata, senza nessun tipo di quella cosa che le dicevo prima che non utilizzo. Nominiamola! Non posso, dottoressa! Non posso! Ai fini della sua guarigione, lei deve vincere! Io non posso nominarla! Comunque sono una persona sempre molto pacata, come lei ben vede! E non mi guardi così! Signor Malkovich, non sia maleducato! Ma mi stava pulendo un braccio, E allora si allontani! No. Ma qui c'è l'aliena, non posso! Quindi non posso nominarla! Facciamo insieme questo passo, facciamo insieme questo passo. Io non posso nominarla e non posso. Ma è la gazzosa. No, sono allergica all'acqua. Ah, finalmente, che ci vuole? Io sono allergica ai fiori eppure li nomino. Però io non posso nominarla. Guardi, l'ho nominata, guardi le mie chiazze rosse, guardi, dottoressa. Riguardando la diagnosi semeiologica che abbiamo prodotto la volta scorsa, purtroppo siamo di fronte a queste sue autoistruzioni verbalizzate che la costringono comunque ogni volta a negare il rapporto intrauterino. Ma guardi, questa allergia l'ho scoperta da bambina, quindi è da bambina che non posso utilizzare l'acqua. Evidentemente nel rapporto intrauterino con la madre lei ha subito un trauma che le ha causato questa avversione. Per... Signor Tempest, mi meraviglio di lei. Sottoporre una sua collega di terapia a delle molestie sessuali. Signor Tempesti, da lei non me lo sarei mai aspettato. Guardi, dottoressa, forse lei non ha capito com'è la situazione.
Mi sono solo avvicinata troppo a lui e questo ha causato la sua solita inevitabile reazione. Questo posto è una gabbia di matti. E per quale motivo si è avvicinata a lui? Per lei. Quale sarebbe... Acqua! Ecco. Dio, no! Quale sarebbe... Quale sarebbe... Noto con piacere che le sue tonsille sono finalmente ripristinate. Per quale motivo lei si avvicina al signor Tempesti, sapendo che il signor Tempesti soffre di agora claustrofobia? Mi facevano male ai piedi, ho camminato un po' e non ci ho pensato, mi scusi tanto. Procediamo. Quindi sì, come le dicevo, a questa allergia ce l'ho fin da bambina e per questo sono costretta ad usare creme, prodotti disidratanti e piano piano, per stare meglio, l'ho proprio eliminata dalla mia vita. Ci parli di sua madre. Mia madre? Mamma! Non ritengo opportuno parlare di mia madre. Non ritengo opportuno parlare di mia madre, dottoressa. Poi... A noi invece sembra molto opportuno. Io non ho nessun problema. Io non ho nessun problema. Io sono qui solamente perché le mie colleghe sono invidiose. Io non ho nessun problema. E non ritengo opportuno parlare di mia madre né di questa mia allergia. All'acqua, ecco, perché lei da piccola mi costringeva a fare il bagno 4 volte al giorno. Poverina. E per questo sono diventata allergica, capito? Dottoressa, però io non ho nessun tipo di crisi, io sono una persona pacata. Molto interessante, ma è tardi, scusate.